Una buona giornata e benvenuti alla prima edizione del nostro telegiornale che apriamo ovviamente con la tragedia di ieri che è avvenuta a Casalbordino con l'esplosione alla Sabino e che ha provocato anche tre vittime. Il giorno dopo andiamo proprio a Casalbordino da Paolo Renzetti a cui do il buon pomeriggio. Buon pomeriggio Paolo, ti trovi a non molti metri da dove ieri è avvenuta questa vera e propria tragedia. Buon pomeriggio. Sì, grazie Jacopo, un buon pomeriggio a te, i nostri telespettatori. Esattamente, siamo in linea d'aria a poche centinaia di metri dall'area della Sabino Esplodenti, dove nel pomeriggio di ieri, dopo le 14, c'è stata questa tragica esplosione che ha causato la morte di tre operai. Vogliamo ricordarli: Paolo Pepe, 45enne di Pollutri, Carlo Spinelli, 54enne di Casalbordino e Nicola Colameo, 46enne di Guilmi. La Sabino Esplodenti, questa azienda che si trova proprio nel territorio comunale di Casalbordino, da dove vi parliamo, e proprio alle nostre spalle si intravede proprio una porzione, la parte posteriore dell'azienda specializzata nel trattamento di polveri da sparo ed esplodenti. Una tragedia che ovviamente ha lasciato attoniti nel dramma tutti gli abitanti dei tre comuni dove risiedevano con le loro famiglie i tre operai morti. E tra l'altro, ovviamente in attesa dei funerali, i sindaci hanno già annunciato che verranno prese delle iniziative e ci sarà il lutto cittadino nel giorno dei funerali. Ieri avevamo anche portato ai nostri microfoni il sindaco di Casalbordino, proprio Filippo Marinucci, che aveva seguito proprio subito dopo l'esplosione le prime fasi diciamo dei soccorsi. In questi momenti, in questi minuti al lavoro continua il lavoro degli artificieri, così come da ieri pomeriggio dopo le 14. Proprio pochi minuti fa è arrivato sul posto anche il procuratore capo di Vasto, Giampiero Di Florio, c'è anche il PM che coordina le indagini, la dottoressa Gabriella De Lucia, ed è arrivato anche il medico legale Pietro Falco. Si sta terminando di mettere in sicurezza la zona e nel pomeriggio probabilmente ci sarà, diciamo, il recupero dei corpi straziati dei tre operai. Allora, se la regia è pronta, possiamo andare a vedere il primo servizio che abbiamo realizzato, che fa proprio il punto della situazione a poche ore da questa esplosione. Vediamo. Demilitarizzazione, recupero, smaltimento e distruzione esplosivi, oltre al trasporto dei materiali di classe 1. È un'azienda certificata alla Sabino Esplodenti di Contrada Termine di Casalbordino che tutti i residenti della cittadina del Chietino chiamano la polveriera, ormai familiare perché attiva dal 1972. Una delle poche in Italia ed in Europa ad essere conforme ai requisiti NATO e ad avere tra le altre la certificazione della Direzione Armamenti Terrestri del Ministero della Difesa, una fabbrica sicura e composta da personale altamente specializzato, fanno sapere anche alcune delle maestranze, circa un centinaio. Ma cosa può essere accaduto all'interno dell'altoforno dove hanno trovato la morte i tre operai: Paolo Pepe, 45 anni di Pollutri, Carlo Spinelli, 54 anni di Casalbordino e Nicola Colameo, 46 anni di Guilmi? È presto per dirlo con certezza, lo accerterà l'indagine aperta dalla Procura della Repubblica di Vasto e lo scopriranno gli artificieri dei Carabinieri. I tre, dalle prime informazioni, stavano movimentando artifici contenenti sostanze miscele esplosive leggere quando c'è stato lo scoppio, ma non era in atto alcuna lavorazione. Operazioni di normale amministrazione, ma qualcosa deve essere andato storto e la tremenda esplosione non ha lasciato loro scampo. Il protocollo di sicurezza ha evitato altri morti e feriti, ma a nulla sono servite le ambulanze partite dagli ospedali di Lanciano, Vasto ed Ortona e neppure l'elicottero del 118 decollato da Pescara. Paolo Pepe lascia la moglie un bimbo di 3 anni e mezzo. Anche Nicola Colameo era sposato da due figli più grandi di 16 e 14 anni. Stessa cosa per Carlo Spinelli, che lascia compagna e 3 figli. Questo dunque il servizio per ricapitolare
questa tragedia, momenti successivi a questa tragedia. Tra l'altro, nel momento in cui vi parliamo, a poca distanza proprio dalla nostra postazione c'è il posto di blocco di polizia e carabinieri, ci sono anche gli uomini della Croce Rossa, del 118, dei vigili del fuoco, ovviamente a presidiare la zona. Questo tratto della strada statale 16 è ormai chiuso da quasi 24 ore, proprio da poco dopo le 14 di ieri. E l'incidente accaduto proprio nella giornata di ieri alla Sabino Esplodenti è l'ultimo, purtroppo, in ordine di tempo nella nostra regione. Negli ultimi anni ci sono stati purtroppo diversi incidenti analoghi. Allora andiamo a vedere il prossimo servizio. 21 morti in 30 anni e la triste conta delle vittime legate agli incidenti all'interno delle fabbriche che trattano materiale esplosivo in Abruzzo. Ai tre morti di ieri nella Sabino Esplodenti di Casalbordino si deve aggiungere Bruno Molisani, che nel 1992 aveva 48 anni e che saltò in aria per colpa di una spoletta che innescò un'esplosione. Da allora l'azienda ha contato altre sciagure, due i feriti gravi rimasti coinvolti in un'esplosione avvenuta nel 2009. Uno degli operai subì ustioni di secondo e terzo grado sul 70% del corpo. Negli ultimi 30 anni si segnalano altre 10 esplosioni gravi da polvere pirica, sia in aziende di fuochi d'artificio che in depositi. Tra le più gravi, quella di Balsorano in provincia dell'Aquila, quando al saltare in aria fu una fabbrica di fuochi d'artificio che provocò 6 morti e 4 feriti. Altri gravi incidenti da menzionare si sono verificati nel 2013 a Villa Cipressi di Città Sant'Angelo in provincia di Pescara, con 4 morti tra lavoratori e proprietari di un'azienda di fuochi pirici, a cui si è poi aggiunto tragicamente, a distanza di 6 mesi, il decesso del vigile del fuoco Berardinucci a causa delle ferite dovute ad una ulteriore esplosione posteriore mentre si stavano svolgendo le operazioni di soccorso. Al vigile del fuoco successivamente è stata intitolata la caserma provinciale di Pescara. L'anno successivo è stata la volta della tragedia di Tagliacozzo in provincia dell'Aquila, quando in piena estate saltò in aria l'azienda Paulelli, uccidendo sul colpo 3 persone. Dunque una lunga scia di sangue che pone numerosi interrogativi sulla sicurezza di questi luoghi di lavoro così pericolosi già per definizione. Voglio esprimere il cordoglio e la vicinanza di tutta la CGIL alle famiglie delle vittime. La dinamica non è ancora chiara e vogliamo capire perché 3 lavoratori hanno perso la vita. Gli organi inquirenti dovranno fare luce su ciò che è accaduto per verificare che fossero state adottate dall'azienda tutte le misure di prevenzione e di sicurezza previste dalle norme. Purtroppo li ragioniamo sempre dopo che sono avvenuti fatti così negativi. 3 lavoratori ci hanno messo la vita e questo non va bene, deve diventare una priorità di tutto il mondo del lavoro, quello di mettere in sicurezza tutti i lavoratori in ogni tipo di settore lavorativo. Mi sento di esprimere il più grande cordoglio alla famiglia delle vittime, ai parenti, agli amici e a tutti i colleghi. Tra tutte le telefonate intercorse in questi ultimi minuti con alcuni lavoratori della Esplodenti Sabino e con la RSU della Esplodenti Sabino, ho verificato che questa è un'azienda che fa della sicurezza un caposaldo, è un'azienda che nel corso degli anni ha maturato alcune certificazioni molto molto importanti, addirittura di livello mondiale. I lavoratori e l'RSU mi confermano che è un'azienda che è molto attenta alla sicurezza dei propri dipendenti. Ovviamente questa organizzazione sindacale, è il sottoscritto che la rappresenta, si mette a totale disposizione di tutti i lavoratori per cercare di fare in modo che questi incidenti non avvengano mai più. Di prevenzione nelle morti bianche, questo è come spesso accade in situazioni, in tragedie come questa, il punto nodale, quello su cui probabilmente gli inquirenti si andranno ad ispezionare con maggiore attenzione, perché insomma ne hanno parlato anche i sindacati, ma già dalle prime reazioni di ieri, poi tutti hanno detto che insomma era una fabbrica che, almeno a quanto si poteva sapere, aveva tutte le misure di prevenzione necessarie per svolgere il lavoro che svolge.
Io non so se mi sente Paolo Renzetti, credo non più. Sì. Ah, ok, Paolo. Sì, Jacopo, eccoci qui. Sì, perché c'è un camion, un tir in manovra qui nella zona dove ovviamente la strada è chiusa. Sì, tra l'altro quello che tu stavi dicendo proprio in questo momento da studio era quello che aveva detto proprio ai nostri microfoni ieri il sindaco di Casalbordino Filippo Marinucci, un'azienda che aveva sempre lavorato per garantire la massima sicurezza dei suoi operai e che aveva fatto proprio della sicurezza il caposaldo, un'azienda riconosciuta a livello europeo. In questi momenti, tra l'altro, Jacopo, proprio notizia di qualche istante fa, purtroppo si sono avvicinati nella zona, nell'area dell'azienda Sabino Esplodenti anche i carri funebri, e questo fa lascia presupporre che tra poco, nel pomeriggio, potrebbero essere recuperate e ovviamente riconsegnate all'autorità giudiziaria per l'effettuazione delle autopsie i corpi dei tre operai. Ovviamente si sta lavorando, come dicevamo anche prima, per definire completamente la sicurezza nell'area, ma sono saliti poco fa proprio i carri funebri e quindi questo fa capire che probabilmente nelle prime ore di questo pomeriggio, a metà pomeriggio, si potrà provvedere probabilmente al recupero dei corpi dei tre operai. Se non ci sono altre domande, altre considerazioni, Jacopo, possiamo restituire da Casalbordino la linea allo studio. Grazie a Loris Bennato per l'assistenza tecnica. Grazie Paolo. Noi rientriamo e cambiamo argomento adesso, lasciamo la tragedia di Casalbordino, perché è stato approvato ieri il documento di economia e finanza regionale. Ora ci sarà la sessione di approvazione della finanziaria prevista tra il 23 e il 28 di dicembre. Il documento di economia e finanza 2021-2023 e la relativa nota di aggiornamento. I due provvedimenti sono stati votati a maggioranza, non senza polemiche. Il numero legale è venuto a mancare sul riconoscimento di un debito fuori bilancio contenente anche un emendamento con cui veniva stanziato 1 milione di euro in favore del campus ricerche alta formazione Nico Romito. Già lo scivolone di ieri sera sul caso Nico Romito e su quella sveltina che hanno confezionato, anche mancando di rispetto a dire il vero, rispetto allo chef stellato e alla sua scuola, fanno emergere le profondissime divisioni. È un bilancio, come accennavo, con 50 milioni di euro di tagli, con un 8% lineare, tranne ovviamente che per il Festival dei Cartoni Animati e per il Napoli Calcio, che sono gli impegni di Marsiglio, e che taglia dappertutto, dal sociale al diritto allo studio, dai trasporti, per arrivare ovviamente alle spese per il rilancio dell'economia, dove per le imprese con il bilancio di previsione non c'è nulla. E aggiungo in coda che è un bilancio illegittimo, se non lo correggono verrà certamente impugnato, perché addirittura con entrate incerte, probabili dicono, possibili, finanziano spese obbligatorie. Questo è illegale, illegittimo, sarà sicuramente impugnato. In fondo anche una guerra tra Giunta e Consiglio. La Giunta porta al Consiglio un disegno di legge dove cancella gli uffici finanziari del Consiglio e cancella il potere emendativo dei consiglieri, perché è rimesso a una valutazione, secondo la Giunta, emendamento per emendamento, del Collegio dei Revisori. Prima del DEF, l'Assemblea ha approvato la proroga del Piano Sociale Regionale 2016-2018. Il documento di economia e finanza è passato con un emendamento presentato dal capogruppo di Forza Italia Mauro Febbo, con cui è stata definitivamente cassata la proposta di project financing per l'ospedale clinicizzato Santissima Annunziata di Chieti, risalente alla precedente legislatura. Chiaramente è una cornice dentro la quale la Regione Abruzzo poi graderà le scelte attraverso la finanziaria, quindi il percorso per l'approvazione del bilancio, che si terminerà nel periodo tra Natale e Capodanno, è partito con i lavori della Commissione Bilancio, che hanno approvato appunto l'economia di economia e finanza, e si concluderà il 28 e il 29 con l'approvazione della finanziaria, che passerà anche questa attraverso i lavori della Commissione Bilancio. Quindi
tutto come previsioni, tutto il percorso è stato fatto secondo i tempi, secondo i termini previsti dalla conferenza dei capigruppo. Ci sono state oltre 15 ore di confronto con le opposizioni, oltre 40 interventi da parte delle opposizioni che hanno chiesto le adesioni degli assessori che si sono presentati in commissione e hanno spiegato tutte le dinamiche presenti all'interno del documento di economia e finanza regionale. Quindi diciamo, non è stato strozzato nessun dibattito, anzi il dibattito è stato ampio nei termini, giusto, e su questo noi siamo soddisfatti del percorso avviato fino ad ora. Sono state consegnate alla Regione da parte della struttura commissariale nazionale 36.480 dosi di vaccino antinfluenzale spray nasale destinate alla vaccinazione dei bambini di età compresa tra i 2 e i 6 anni. Lo comunica l'assessore alla salute Nicoletta Verii, specificando che le dosi sono state richieste dal Dipartimento Sanità al Ministero della Salute e fornite senza oneri a carico della Regione. La ASL Avezzano sul Mona L'Aquila ha ricevuto 8.480 dosi, la ASL Lanciano Vasto Chieti 10.080, la ASL di Pescara 9.120, la ASL di Teramo 8.800. I vaccini, spiega l'assessore, sono già stati distribuiti alle singole ASL per la successiva somministrazione ai bambini. Invitiamo i genitori a informarsi presso il proprio pediatra di libera o presso ambulatori vaccinali aziendali per conoscere come la ASL ha organizzato questa modalità di vaccinazione nei diversi territori. In base all'andamento delle prenotazioni, inoltre, valuteremo successivamente se programmare eventuali estensioni ad altre fasce d'età pediatrica. Il Fluent Spray è un vaccino anti-influenzale quadrivalente, cioè contenente 4 ceppi di virus influenzali, 2 di tipo A e 2 di tipo B, quindi in grado di dare protezione adeguata verso i possibili ceppi virali influenzali circolanti nella stagione 2020-2021. Nella legge di bilancio nazionale in via di approvazione alle Camere sono state inserite alcune nuove norme per agevolare la ricostruzione nel cratere del centro Italia. Tra le altre, il prolungamento del super bonus fino al 2022 con tetti di spesa maggiorati. Il rifinanziamento della ricostruzione pubblica con un nuovo stanziamento da 1,7 miliardi di euro, l'introduzione del contratto istituzionale di sviluppo per il sostegno delle attività economiche con una dotazione di 160 milioni di euro, il miglioramento delle norme della dotazione finanziaria per la stabilizzazione dei precari che lavorano alla ricostruzione e il finanziamento fino al 2022 del super bonus 110% maggiorato nei tetti di spesa e da utilizzare per la ricostruzione degli immobili inagibili in alternativa al contributo di ricostruzione. Sono le novità in arrivo nella legge di bilancio per quanto riguarda la ricostruzione post-sisma nel cratere del centro Italia. Il commissario straordinario Giovanni Legnini si dice soddisfatto del lavoro svolto all'interno della commissione bilancio della Camera. Manca però la proroga di alcuni termini che scadono a fine anno, come le agevolazioni fiscali sulle bollette e l'esenzione IRPEF sugli immobili inagibili, ma, dice Legnini, siamo fiduciosi che vi si provvederà con il decreto mille proroghe di fine anno. Il testo della legge oggi è all'esame dell'Aula di Montecitorio. Il complesso di queste misure, dice ancora Legnini, assieme a quelle varate nei mesi scorsi, oltre alla concreta prospettiva di utilizzare importanti risorse come il Recovery Plan, delinea un quadro nuovo e molto favorevole degli strumenti a disposizione della ricostruzione, con le ordinanze commissariali, aggiunge ancora Legnini, che hanno radicalmente innovato le procedure della ricostruzione pubblica e privata. Nel 2021 si potrà rafforzare la svolta già impressa a questo processo e finalmente creare anche le condizioni per la ricostruzione del tessuto economico, produttivo e sociale dei territori colpiti dal sisma. Bilancio straordinario per l'Istituto Zooprofilattico di Teramo al termine di questo anno di pandemia. 330.000 tamponi processati al ritmo di 4.500 al giorno e prestigiosi riconoscimenti internazionali hanno caratterizzato questo 2020 per l'Istituto. Inoltre è la buona notizia dei ricercatori teramani che ad oggi in Abruzzo non si riscontra la variante inglese del Covid. Tania Bonnici Castelli.
330.000 tamponi processati dall'inizio della pandemia Covid-19, i tre quarti per l'intero Abruzzo, ad un ritmo di 4.500 al giorno. È una delle grandi sfide vinte dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per l'Abruzzo e il Molise di Teramo, senza parlare poi della continua ricerca e sequenziamento del virus. Ne siamo passati da circa 300 tamponi al giorno a oltre 4.500 tamponi al giorno nel periodo, diciamo, di massima attività analitica della scorsa settimana. E oltre alla, ovviamente, alla diagnosi, diciamo, di SARS-CoV-2, noi abbiamo processato, abbiamo sequenziato oltre 250 campioni, oltre, diciamo così, virus isolati. E devo dire che non abbiamo riscontrato, almeno la variante inglese, che proprio in questi giorni, diciamo così, è oggetto di cronaca. C'è grande soddisfazione anche per i riconoscimenti nazionali e internazionali che l'IZS di Teramo ha ricevuto in questo ultimo anno difficilissimo. Nel 2021 continueremo sicuramente a lavorare sul fronte Covid, tanta ricerca, ma partiremo con dei nuovi progetti che ci hanno appena appaltato in quest'ultima settimana. Per esempio la raccolta di tutti i dati delle zoonosi in Europa, siamo capofila di un gruppo, di una squadra molto importante dove c'è l'ISS, l'Istituto delle Venezie di Brescia e l'ANSES francese, e raccoglieremo tutti i dati che riguardano le malattie trasmesse dagli animali all'uomo per tutta Europa. E come buon augurio per il 2021, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per l'Abruzzo e il Molise sceglie il rilancio attraverso un calendario di supereroi disegnato dal fumettista teramano della Marvel, Carmine Di Giandomenico. Il calendario è nato appunto da questa intuizione e dopo varie discussioni con gli esperti, che è stata una giornata affascinante, molto affascinante, perché ti fa scoprire dei dettagli che uno delle volte non pensa. E alla fine si è scelto di rappresentare l'istituto di ZS in un mondo fantastico, c'è una sorta di nuova Krypton, no? In maniera che venga percepita in maniera molto più distesa anche dai più giovani, diciamo, e trasformare gli operatori di ZS come se fossero dei supereroi, no? Che possano combattere il virus oppure analizzare questi mondi fantastici che si sono creati all'interno del calendario. L'incontro tra cultura e scienza è una cosa che veramente ti fa capire l'importanza, uno pensa alla nona arte, di quando sia importante, ha lo stesso, diciamo, la stessa importanza della scienza, tutto è utile, e quindi siamo contenti di aver fatto questo binomio. Castiglione e Messer Raimondo, paese simbolo della prima ondata del Covid-19 in Abruzzo, prova a rialzarsi attraverso un video spot presentato sui social che sintetizza vita quotidiana e bellezze del borgo della Valfino. Il paese che resta nel cuore. Con questo slogan è stato presentato il video promozionale di Castiglione Messer Raimondo, comune del Teramano martoriato nella prima ondata del Covid-19 per l'alto numero di contagi e di vittime, 16 su circa 2200 abitanti. Il video, realizzato dal regista Maurizio Forcella e ideato dalla giornalista Evelina Frisa, in pochi minuti ripercorre per immagini un luogo che, come recita lo spot, chi ha conosciuto non dimentica. Abbiamo creduto molto in questo lavoro, commenta il sindaco di Castiglione Vincenzo D'Ercole, trovandolo utile e vincente. In pochi minuti il video sintetizza l'essenza del nostro territorio, non solo mostrandone i luoghi noti e meno noti, ma anche le persone e lo stile di vita, essendo di taglio antropologico. Castiglione Messer Raimondo è paragonata a una persona, il cui ricordo è vivo nella mente dell'anziana protagonista che si affida ad una coccinella per poterlo ritrovare. Parte così il viaggio verso questa località, la vita quotidiana con le ore scandite dalle campane, le donne che ricamano su delle scale o che nelle case preparano il pane o la pasta. È un lavoro che punta alla descrizione della vita quotidiana, continua il giovane sindaco, al suo scorrere lento in un piccolo centro come il nostro. Castiglione è un paese che resta nel cuore per molti motivi, per questo invitiamo tutti a scoprirlo e conoscerlo. Le musiche originali sono state composte da Gianluigi Antonelli. Per il brano Charvavi, originariamente cantato da Innocenza Feliciani, ci si è avvalsi della consulenza dell'etnomusicologo Gianfranco Spitilli. Crediamo molto nel marketing territoriale, guardiamo al futuro e stiamo cercando di far conoscere la nostra realtà il più possibile in Abruzzo e ovviamente fuori regione. Ringrazio ovviamente anche quanti hanno lavorato a questo video, che in primavera vorremmo mostrare nel corso di un incontro pubblico durante un convegno incentrato sulla promozione del territorio, chiude il sindaco D'Ercole.
E adesso apriamo la pagina dello sport, iniziamo dalla Serie B perché questa sera nuovo turno infrasettimanale per il Pescara che alle 19 ospita il Brescia allo stadio Adriatico Cornacchia. Convocato Cristian Galano che ha superato il piccolo problema muscolare avuto col Monza ed ha buone possibilità anche di giocare dal primo minuto. Potrebbe partire invece dalla panchina Damir Seter, nel Brescia torna tra i convocati Donnarumma dopo aver superato il Covid, forfè dell'ultimo momento per il portiere Joronen. A Ottanke Cistana, Chancellor, Semprini e Ndoi. Direzione di gara affidata a Prontera della sezione di Bologna. Andrea Costantini. Cristian Galano è regolarmente convocato per il match infrasettimanale con il Brescia. Galano ha sostenuto una ecografia che ha scongiurato qualsiasi danno di natura muscolare. Dunque ci sarà ed ha anche buone possibilità di partire dal primo minuto. Galano aveva accusato un piccolo fastidio all'adduttore a seguito del gesto col quale aveva realizzato il gol dell'1-0 con il Monza e poco dopo aveva chiesto il cambio per poi riposare nella seduta di scarico del giorno dopo. Dubbi invece sulla presenza dal primo minuto di Seter che con il Monza ha giocato un numero di minuti più alto del previsto. Ha un po' di affaticamento e Breda potrebbe tenerlo inizialmente in panchina per poi farlo entrare nella ripresa. Torna Nzita nella lista dei convocati. Non ci sono Busellato e Masciangelo, anche se l'esterno Mancino è praticamente ristabilito e sarà pronto per Chiavari. Se in attacco ci sono dei nodi da sciogliere, per il resto Breda dovrebbe confermare l'11 di sabato scorso. Una valutazione sarà fatta su Balzano in caso di panchina. Pronto Gut. Anche in casa Brescia, l'ultimo cambio in panchina ha dato dei risultati proficui. Con l'avvento di Davide Dionigi sono arrivate 2 vittorie interne e un pari esterno, 7 punti in 3 partite. Dionigi che ha parlato dei progressi della squadra e di cosa si aspetta dal match dell'Adriatico Cornacchia. Ho avuto risposte su vari aspetti, non senza concentrarsi su uno in particolare. Di sicuramente, ed era quello che io ci tenevo di più, era l'aspetto mentale. Attenzione di applicazione, soprattutto al di là di questo, di unione. No, la partita di Pescara è una partita di crescita, cioè è stato detto anche prima di giocare con la Reggiana, doveva essere la perdita della svolta, ma non è questo oggi il nostro obiettivo. Dobbiamo continuare a fare risultati, no, perché è una squadra che all'inizio del campionato, onestamente, da quello che si leggeva, era stata allestita per provare un qualcosa di importante. Poi le vicissitudini non sta a me giudicarle, quello che è successo. Ha un allenatore preparato, un allenatore, un amico, un allenatore che sa quadrare bene le due fasi e in più ha queste individualità importanti e quindi è una signora squadra da affrontare. Osso duro il Brescia per il Pescara. Tra le mura amiche il Delfino ha 7 vittorie, 11 pareggi e ben 8 sconfitte. Negli ultimi 2 precedenti il Brescia ha violato l'Adriatico con risultati netti 0-3 nel 2017, 1-5 nel 2019, risultato che lanciò le rondinelle verso la Serie A e tolse il Pescara di Pillon dalla lotta per la promozione diretta. Ultimo successo biancazzurro nel 2016, 2-1 con reti di Lapadula e Memushai. Direzione di gara di Prontera di Bologna, con cui il Pescara non ha mai vinto in 3 partite, 2 sconfitte casalinghe con Crotone ed Empoli ed un pari 2-2 col Perugia lo scorso luglio con errori clamorosi che penalizzarono i biancazzurri. Una direzione e una vittoria con il Brescia. E domani alle 15 invece sarà la volta del Teramo, ultimo turno del 2020 per i biancorossi di Massimo Paci che recuperano Lasic e Diakité in difesa, ma rischiano di perdere Carlo Ilari che ha saltato gli ultimi 2 allenamenti. Questa mattina conferenza stampa di vigilia del tecnico biancorosso che ascoltiamo. Che sono rientrati Lasic e Diakité, quindi potremmo avere più scelte nella formazione iniziale. Poi per il resto non abbiamo avuto grandi problemi in quest'ultimo periodo, però sono contento che abbiamo recuperato questi 2 giocatori perché sono 2 giocatori importanti per noi. Ilari è convocato, si è fatto male ieri, ha preso una distorsione, questa mattina si è allenato non con la squadra ma si è allenato comunque ed è disponibile per domani. Ah, ok. Sono 2 giorni che non si allena e domani abbiamo una grande opportunità di raggiungere questo traguardo. Sarebbe una cosa meravigliosa, ma non perché questa squadra ha grande potenziale. Ultimamente abbiamo giocato con un po' di defezioni e abbiamo avuto qualche problema. Nell'ultimo periodo
oltre ad aver avuto qualche problema di formazione che inevitabilmente ha pesato un po' secondo me sull'andamento della squadra, è stato anche un momento in cui non è girato, le cose non sono girate bene, alla minima occasione abbiamo preso gol e quindi si è spostato un po' l'equilibrio iniziale. Chiudere al terzo posto sarebbe meraviglioso, però c'è una difficoltà che si chiama Bisceglie. Ci dà un giudizio su Massimo Paci? Io non lo so, faccio fatica a giudicarmi, è presto, nel senso che cerco di fare il mio lavoro al meglio, ho fatto tanti errori fino adesso, lo so, ma li accetto perché fanno parte anche del mio processo di crescita, sto qui, è il mio primo anno di Lega Pro e devo migliorare tanto, lo so, nella gestione con i giocatori, nella mia metodologia, nella mia gestione dei mancati risultati, ma quello lo so. E poi detto questo non saprei dirti un altro giudizio su di me perché è un po' presto, si vede alla fine quello che, cioè i cavalli insomma si vedono alla fine. Io non guardo giovani e meno giovani, chi ha fame, chi si mangia l'erba in allenamento e lo vedo pronto con me a tutte le opportunità e le possibilità di giocare. A volte i ragazzi di oggi non hanno pazienza, a volte i ragazzi di oggi, questa generazione non ascolta, e questo è un problema, perché i ragazzi di oggi dovrebbero essere molto più concentrati sul loro processo di crescita che sul gioco o non gioco, cioè sono contento se gioco allora mi alleno, se non gioco mi alleno male, cioè questo è un grande fallimento per un ragazzo giovane, hanno poca pazienza, però ripeto, io per me giovani, meno giovani, se sono forti devono giocare, faccio le scelte per la squadra, il giovane ha molto più entusiasmo, molto più fuoco rispetto a un giocatore che già ha più esperienza, però questo non significa niente, abbiamo giocatori meno giovani da noi che hanno fame. E questo era il nostro ultimo servizio, vi ricordo che i contributi che avete visto sono disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it oltre che sulle nostre pagine social. Vi ricordo alle 18.30 l'appuntamento con Diretta Stadio per vivere il pre-partita di Pescara-Brescia in programma alle ore 19. Il TG6 torna con un'edizione flash proprio alle 19 per poi dare spazio alla gara dell'Adriatico Cornacchia. È tutto per il momento, grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.